Era un giorno normale come tanti altri. Il sole si levò e la luna fece spazio all'alba. Tutto prendeva forma a nuova vita nella valle dell'Ofanto. Uomini e donne, vecchi e bambini, abbandonati subito i loro sogni notturni, abbracciano il quotidiano. Animi sereni e cuori tranquilli sono i loro compagni di viaggio. La terra, la fatica, il timore di una cattiva annata, la gioia di un buon raccolto, sono gli ingredienti di questo viaggio. È l'immagine di un giorno qualunque nella città di Cerignola, grandiosa, su di una collina nel centro della Daunia. Il silenzio regna nelle prime ore del mattino, ma nell'aria c'è fermento. Sembra essere un giorno identico a quello vissuto ieri, ma l'apparenza inganna. Nessuno sa, nessuno conosce, nessuno osa, ma in loro nasce furore. L'aria profuma di festa, di gioia, di letizia. E poi, finalmente, una notizia.
Il raccolto è andato a buon fine. La stagione è stata redditizia, di frutti generosa. Bisogna ringraziare la terra per i suoi doni. Danze, canti, giochi e fuochi si aprono nella piazza della città, si fanno largo tra la folla. Le vie sono colme di gente e di colori, si respira gioia e buon umore, è una festa allegra. Una danza in onore del cielo, del sole e delle stelle, per benedire la fertilità della terra, di madre terra, e godere i frutti delle loro fatiche. Un popolo dedito al lavoro, con dolcezza, gioia, fantasia, stupore e con un pizzico di malinconia, ora eleva i propri cuori al cielo. Anche le campane suonano a festa. Tutti festeggiano, ma nella vicina boscaglia alcuni uomini vi restano. A loro la festa del raccolto poco importa. Hanno altri pensieri, altre idee per la mente. Sono sempre in ricerca. Di cosa? Nessuno lo sa. Sulle sponde del fiume che scorre silenzioso, nella vicina boscaglia, accompagnati dallo scroscio dell'acqua, dal calpestio delle foglie secche, dal cinguettio degli uccelli, quel gruppo di briganti sempre in ricerca qualcosa sembra aver trovato. Pare un tavolaccio ottimo per battere il lardo. Ma guarda che tavolaccio! Hai ragione, è enorme! Lo venderò a buon prezzo! Lo venderai? Forse volevi dire lo venderemo. No, l'ho trovato io prima di te e lo porterò via con me. E farò buon uso, stanne certo.
E poi, forse hai dimenticato, sono io il capo della banda. Capo o non capo, non puoi farlo. L'abbiamo trovato insieme e ne faremo buon uso. Inizia così un litigio tra i due malfattori che si contendevano il tavolaccio. Ma uno dei due, ormai stanco... Ma sì, portalo pure via e non seccarmi. Anzi, sai cosa ti dico? Che te lo cedo io proprio per legno marcio. Guardalo bene. Non curante del verdetto, il malfattore trionfatore portò via il tavolaccio. L'indomani, nella sua bottega, con un colpo d'ascia, anziché il lardo, colpì il legno nel suo profondo. L'ascia si conficcò nella tavola, dalla quale sgorgò sangue, tanto sangue. Così, mentre tutto scorreva nella quiete gioiosa, una voce da lontano irrompe maestosa il fare quotidiano. Un gran silenzio domina e tutto si placa. Un tavolaccio, sì, un tavolaccio sanguinante! Il malfattore impaurito corre dai suoi compagni e porta l'annuncio. Ma che dici? Sì, sì, guardate! Tutti i compagni osservano attentamente e addirittura non vedono solo del sangue. Sotto l'untume notano un'immagine. Era raffigurata l'immagine della Vergine Maria con in grembo Gesù bambino, entrambi con il volto sfregiato per l'offesa ricevuta. Oh, ma qui c'è un miracolo! Sì, un miracolo! Quel poco che la vita rivela del resto, egli non sa.
La notizia fa eco, si propaga silenziosa ma imponente, arrivando dritta ai cuori della gente. Tutti accorrono intorno al tavolaccio, in particolare le donne del paese. Dal tavolaccio, da una tavola ceduta come pezzo di legno marcio, un miracolo. Si ode una voce sottile ma profonda, dal popolo in coro. Deo gratias, amen. Tutto ora è rivolto verso l'alto, i loro sguardi, le loro braccia, i loro cuori, quasi a voler chiedere spiegazione a chi dall'alto guarda e protegge. Sembrano aver abbandonato ogni pensiero. L'unico intento che li guida è il voler proteggere l'accaduto, conservarlo e custodirlo da ogni male. Thank you.
Un annuncio che ha portato in città sgomento e clamore nello stesso tempo, ma che conduce subito il popolo in festa. Petali di rose, voli di colombe bianche e canti accompagnano il popolo per annunciare che i miracoli sono sull'uscio di casa. Basta saperli accogliere come fiori sbocciati in un deserto di sabbia. Sono fatti di amore, chiarezza e speranza in segno di pace. Abbiate fede e spalancate il vostro cuore. L'amore fa miracoli. Qui è compiuta la leggenda del quadro della Madonna di Ripalta col suo miracolo avvenuto.